Buonasera e benvenuti a Cantiere Politica, ricordare e immaginare, con, Fian per con Pierfrancesco Maiorino. Ripartire vuol dire non dimenticare, non dimenticare i lutti, i camion carichi di vittime, le sirene delle ambulanze, i volti stremati degli operatori sanitari, ricordare le omissioni, gli errori del sistema sanitario, la sciagurata dimissione nella medicina territoriale, rimettere al centro la Costituzione, soprattutto certi suoi valori trascurati, saper essere esigenti, immaginare. Pier Francesco Maiorino, come assessore alle politiche sociali, alla salute, ai diritti del Comune di Milano, ha concorso a produrre il primo e il secondo piano di sviluppo del welfare e si è occupato di lotta alle povertà. Ha guidato il potenziamento dei servizi per le persone con disabilità e per gli anziani fragili, promuovendo il sistema della residenzialità sociale temporanea. Impegno che gli è valso il primo premio europeo per le città a misura di disabili, l'Access City Award. A lungo, vicepresidente nazionale della rete Città Sane, ha pubblicato diversi romanzi e reportage. L'evento è tradotto simultaneamente nella lingua italiana dei segni e adesso vi auguriamo buon ascolto. Eccoci, buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Abbiamo una grande voglia di ricominciare, di ripartire. In fondo anche questo bel festival così vitale e prestigioso è l'esempio di un desiderio, vorrei dire di uno stato d'animo, di una necessità. I cantieri la evocano benissimo, è il cantiere della politica mi pare questo. E tutto ciò è qualcosa che riguarda le vite di ciascuno delle nostre comunità, siamo alla ricerca di ossigeno anche se viviamo dentro ad una dimensione di incertezza, quasi di transizione. E ci tengo a dirlo proprio in settimane come queste, nelle quali riaffiorano perfino le belve della violenza politica, io vengo dal pomeriggio sindacale a Roma, è questa volontà, qualcosa che riguarda tante, tanti che pure si sono sottoposti con grande attenzione, senso di responsabilità rispetto delle regole, al loro valore che hanno scelto il vaccino, che non hanno utilizzato strumentalmente l'esibizione della parola libertà, storpicciandola o calpestandola con il tentativo magari di mettere in discussione l'autorevolezza del pensiero scientifico e ciò che garantisce coesione sociale. Ricominciare, rigenerare è quindi un desiderio ovviamente giusto, ineluttabile. Che vi propongo è il senso del mio ragionamento di questa sera. Possa essere segnato da un grande sforzo collettivo, quello di non dimenticare. Non abbiamo infatti un passato da lasciarci velocemente alle spalle. È una semplificazione questa che capisco, ma a me non piace affatto, la ritengo pericolosa in un momento del genere. Dobbiamo quindi ricordare. Ricordare cosa sono stati questi mesi, cosa li ha preceduti e ciò mi sembra un requisito essenziale per fare bene, proprio per imparare, per fare tesoro. In maniera un po' semplificatoria spesso si è detto, lo si è fatto in relazione alle grandi crisi economiche, sociali, finanziarie degli anni 2000, che nella crisi appunto vi è un'opportunità. È un concetto intrigante sul piano filosofico, perfino esistenziale, ma io credo molto pericoloso, ad esempio su quello politico, perché tende a rimuovere le cause o i fattori che hanno determinato quella crisi guardando in maniera un po' troppo semplicistica al futuro. Personalmente preferisco dire che di fronte ad una voragine enorme come quella con cui stiamo facendo i conti, che fa sì che io guardo voi e vedo volti coperti da mascherine, una voragine che è crisi sanitaria evidentemente, ma è pure crisi economica e sociale, può perfino esserlo anche a prescindere da qualche buon indicatore riguardanti i punti di PIL e che poi è ovviamente in questa fase in questo tempo crisi climatica, ecco di fronte a tutto questo io credo che abbiamo una grande responsabilità e quindi la crisi che più che semplicisticamente richiama la opportunità, la crisi che richiama la responsabilità. Innanzitutto io credo quella di non far vincere la necessità della rimozione. Massimo Recalcati, il direttore del festival, che tanto ringrazio per l'invito, potrebbe parlarci a lungo della rimozione come altri che vedo in sala. Forse addirittura mi introduco in territori non miei, in punta di piedi, sul rischio costituito dal fascino della rimozione. Io dico innanzitutto no, non va rimosso niente e noi dobbiamo fare grande attenzione a questo. Vi propongo una foto per... Cominciare, ecco, è un'immagine che conoscete benissimo, un'iconografia un del lutto, la fila drammatica dei mezzi militari a Bergamo, in via Borgo Palazzo, che attraversano la città devastata dal dolore nella fase più drammaticamente acuta della cosiddetta prima ondata, trasportando le bare. Una fila di biografie spezzate. O pensiamo a un'altra foto, quella successiva, questa, con il corpo esausto dell'infermiera, erano degli eroi mesi fa, ce lo ricordiamo, l'altro giorno hanno invece assalito un pronto soccorso, li celebravamo con gli applausi dai balconi, l'infermiera Elena Pagliarini che dice Scusate a giustificare questa immagine che diventa pubblica attraverso, immagino anche social, piattaforme, giornali, che dice scusate ero stremata, scusate se sono crollata prima del turno. Stremata in giornate durissime, nelle quali abbiamo tutti scoperto le terapie intens intensive intasate, un concetto che non ci pareva immaginabile sovraffollate, abbiamo conosciuto termini per tanti di noi assolutamente ignoti, arrivando a familiarizzare, a portare nelle nostre case la discussione sull'andamento della curva pandemica, i sistemi di calcolo, anche alcuni acronimi prima totalmente ignoti se non per gli addetti ai lavori. Tutte cose che ora guardiamo con... Spesso un po' no? di sospetto, di senso di affaticamento. Eh, leggevo un po' di giorni fa che si diceva: fanno venire meno l'aria gli articoli ripetutamente eh, insistenti sugli indicatori, i dati e quant'altro. O oh, è stato detto tantissimo: ci affaticano i dibattiti tra i virologi i quali credo il più delle volte per la verità loro malgrado, ma è una mia opinione personale perché è un tema che spesso divide tanti, sono diventati i nostri angeli custodi del quotidiano. Io penso in realtà spessissimo loro malgrado. Ecco, noi avvertiamo, lo faccio pure io, ovviamente il pressante è il bisogno di lasciarci tutto alle spalle. E di correre verso il nuovo. Prima discutevamo del fatto che in questa sala, da alcuni giorni, c'è la capienza, la possibilità della capienza massima, o in un'altra c'è il 50%, ma forse un domani non sarà più così. Ecco, però io sperando di non risultarvi noioso, pedante, credo che dobbiamo portarle con noi queste immagini. Non per farci immobilizzare dal dolore o dal senso della fatica, ma perché sono bussole utili proprio per orientarci verso il futuro e la loro utilità sta tra noi nella domanda che ci dobbiamo porre, come siamo arrivati fin qui. Certo vi è un gigantesco tasso di imprevedibilità sugli effetti di quel che è accaduto e vi è per un conflitto nella comunità scientifica sulle cause, con tanto di interrogativi inquietanti anche di questi giorni, che hanno fornito lavoro alle organizzazioni di intelligence, che animano dibattiti anche a livello europeo, io faccio il parlamentare europeo, si discute su fughe dei laboratori, sperimentazioni realizzate male, perfino l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che non è certo... Un organismo propenso all'improvvisazione fa sapere di non escludere nulla sull'origine del contagio. Si tratta evidentemente di cose che il tempo ci chiarirà. Però possiamo già mettere qualche punto fermo che ci aiuti a, a comprendere per l'appunto quale fosse il contesto nel quale si è sviluppato il contagio. Per un secondo andando anche un po' al di là della ricostruzione su cui speriamo tutti si faccia piena luce, sugli episodi che hanno portato a quello che poi ha provocato ciò che è accaduto, ma riflettere sul contesto proprio per domandarci come siamo arrivati fin qui. Pensiamoci un momento, è incredibile anche quello che sta avvenendo in queste giornate significative qui da voi, dico da voi perché sono milanese. Siamo a fare gli interventi in questo come in tanti altri appuntamenti sulla necessità di ricominciare nei festival che ospitano i cantieri dedicati alla rigenerazione durante le giornate in cui il Paese è attraversato dall'inquietudine, dalle tensioni riguardante l'uso degli strumenti di controllo, verifica sulle condizioni delle persone. Ed è una fotografia, io credo, della difficoltà e penso che la dobbiamo affrontare guardando a ciò che ha determinato il contesto. Io cito per brevità tre temi, tre titoli, ovviamente sono condizionato e va da sé, sarebbe grave il contrario se non lo fossi e se peraltro non lo dicessi dalla mia visione valoriale, culturale e politica. Il primo titolo, siamo arrivati fin qui perché non abbiamo nei fatti mai messo in discussione un modello di sviluppo che, pur se presentandosi ovviamente in forme diverse a livello planetario, ad esempio tra l'Occidente e la Cina, ha rimosso per tanto tempo alcune enormità, l'enormità degli effetti dirompenti della crisi climatica innanzitutto. Ci sono volute le ragazze e i ragazzi per costringere noi di Greta per costringere noi, le nostre istituzioni, a aprire porte e finestre a un dibattito sul tema della transizione ecologica. Il secondo punto, a proposito proprio di, del mondo con cui facciamo i conti, del modello con cui facciamo i conti, che vede le diseguaglianze crescere su scala globale e presentarsi con la voglia di non fare prigionieri, di non fare sconti. Il terzo punto, scendendo un po' nella dimensione materiale. Siamo arrivati fin qui nel pieno della sottovalutazione della centralità del sistema dei servizi alla persona. Pure nella nostra parte di mondo, nella nostra parte d'Europa è stato tanto, eh, diciamo, è avvenuto ed è stato detto tantissimo anche in aree eh, particolarmente sviluppate del. Dell'Europa, io vengo dalla Lombardia, che è un caso classico di scuola in cui si è discusso tanto del grande fallimento della medicina territoriale, per dirla con una fonte autorevole sul piano scientifico. E tutto questo io credo che si possa raccontare attraverso alcuni dati, alcuni numeri. Che ci forniscono più fonti, guardate dati e numeri che ogni tanto si leggono, si vedono, che vengono un po' discussi e che spesso vengono criticati perché, al contrario di quello che si potrebbe ritenere, sono ormai diventati perfino troppo cauti. Dati di Oxfam, del Network Internazionale C40, di UNESCO, di UNICEF, che raccogliamo attraverso l'intergruppo parlamentare sulla lotta alla povertà, che ho l'onore di copresiedere. Sono numeri che indicano delle tendenze. E quindi al di là della loro esattezza è la tendenza su cui dobbiamo riflettere. Gli cito brutalmente, in alcuni casi facendo proprio una sorta di grande copia in colla che vi propongo da documenti, rapporti, draft, report. L'1% più ricco del mondo possiede più del doppio della ricchezza di 6,9 miliardi di persone. I cosiddetti miliardari nel mondo hanno oggi più ricchezza dei 4,6 miliardi di persone che costituiscono il 60% della popolazione del pianeta. Nel frattempo 735 milioni di persone vivono in una condizione di estrema povertà e uno dice l'Africa, 109 milioni di cittadini europei vivono in condizioni di povertà o estrema o sostanziale. Quasi la metà dell'umanità vive con meno di, di 5,50 dollari al giorno. Neanche 5 euro. Solo 4 centesimi su ogni dollaro di entrate fiscali provengono da tasse sulla ricchezza. I super ricchi sfuggono fino al 30% del loro debito fiscale. 258 milioni di bambini, immaginateveli. 258 milioni di bambini e di bambine, un'enorme popolazione, in questi giorni non potranno andare a scuola. E inoltre, per ogni 100 ragazzi in età di scuola primaria che non vanno a scuola, 121 ragazze si vedono negato il diritto all'istruzione. Ogni giorno almeno 10.000 persone muoiono perché non hanno accesso a un'assistenza sanitaria accessibile. Ogni anno almeno 100 milioni di persone sono costrette alla povertà estrema a causa dei costi sanitari. Gli uomini possiedono il 50% in più della ricchezza mondiale rispetto alle donne e 22 uomini, i più ricchi del pianeta, hanno più ricchezza di tutte le donne dell'Africa. Il lavoro di cura non retribuito svolto dalle donne è stimato in 10,8 trilioni di dollari all'anno. Tre volte la dimensione di quella che è l'industria tecnologica su scala globale. I patrimoni dei mille miliardari più ricchi sono tornati ai livelli prepandemici in nove mesi, mentre per le persone più povere del mondo la ripresa potrebbe richiedere più di dieci anni. L'aumento della ricchezza dei miliardari dall'inizio della crisi è più che sufficiente a scongiurare che tutti gli abitanti della Terra cadano in povertà a causa del virus. E a pagare il vaccino anti-COVID. Quindi cioè, ci troviamo di fronte ad un contesto nel quale l'aumento della ricchezza dei miliardari potrebbe permettere il rifornimento per tutti degli strumenti per stare bene. A livello mondiale le donne sono enormemente presenti nei settori economici più duramente colpiti dalla pandemia. Se gli occupati in questi settori fossero equamente ripartiti tra uomini e donne e le donne facessero dunque altri lavori evidentemente, 112 milioni di donne non correrebbero più il forte rischio di perdere il lavoro e quindi la propria fonte di reddito. Negli Stati Uniti d'America 22.000 cittadini latinoamericani neri sarebbero stati ancora vivi a dicembre 2020, se il loro tasso di mortalità per Covid-19 fosse stato uguale a quello dei bianchi. I brasiliani di ascendenza africana hanno avuto il 40% di probabilità in più di morire di Covid-19 rispetto alla popolazione bianca. Se il tasso di mortalità loro fosse stato uguale a quello dei brasiliani bianchi, a giugno 2020 oltre 9.200 di essi sarebbero ancora stati vivi. La Banca Mondiale, che non è evidentemente un club di nostalgici delle no narrazioni novecentesche, ha calcolato che se i paesi prendessero subito provvedimenti per ridurre la diseguaglianza, la povertà potrebbe tornare ai livelli precrisi in soli tre anni anziché in più di dieci. In Italia, alla fine del mese di giugno 2019, la distribuzione della ricchezza nazionale netta vedeva il 20% più ricco degli italiani detenere quasi il 70% della ricchezza nazionale. Il successivo 20% essere titolare del 16,9%, lasciando al 60% più povero il 13% della ricchezza nazionale. La ricchezza del 5% più ricco degli italiani titolare del 41% della ricchezza nazionale netta era superiore allora e la tendenza è aumentata tutta la ricchezza detenuta dall'80% più povero dei nostri connazionali. La posizione patrimoniale netta dell'1% più ricco che teneva, deteneva a fine giugno 2019 il 22% della ricchezza nazionale valeva 17 volte la ricchezza detenuta complessivamente dal 20% più povero della popolazione italiana. Secondo le stime della Banca d'Italia, anche in questo caso non, non so, potere al popolo, ma la Banca d'Italia, poco più del 40% della popolazione italiana versava all'inizio della pandemia in condizioni di povertà finanziaria, ovvero faceva parte di un nucleo familiare che non disponeva di risparmi accumulati sufficienti per vivere sopra la soglia di povertà relativa per oltre tre mesi. Ovviamente, non c'è solo questo quadro, si può e si deve anche aggiungere che i tanti, eh, de, diciamo, i tanti... Mm, Segnati dal dibattito negativo, sussidi cosiddetti, hanno salvato le persone in molti casi. Hanno dato comunque degli strumenti per avere dell'ossigeno, per andare avanti. O che il calo dei consumi ha prodotto un risparmio netto di, di 51,6 miliardi di euro, con un tasso del risparmio triplicato rispetto alla fine del 2019 e che nel primo semestre del 2020 le famiglie italiane hanno mediamente accresciuto quindi la loro. Ricchezza finanziaria. E potrei proseguire e mi fermo ricordando qualche altro dato solo sull'ambito della crisi climatica. Durante il primo grande caldo dovuto alla crisi climatica, quello del 2003, non so se ve lo ricordate, nelle città poi facemmo i piani caldo: il 70% dei morti fu costituito da donne. Dopo alcuni grandi dissesti, come quello causato dall'uragano Katrina, due terzi dei posti di lavoro persi erano di donne. Secondo la Banca Mondiale, 100 milioni di poveri sono il frutto della crisi climatica. Il 10% delle persone nel mondo è responsabile del 50% delle emissioni prodotte. Mi fermo perché ho anche esagerato con i numeri, però a dire che non dobbiamo dimenticare. E quando dobbiamo ricordare, dobbiamo ricordare quel che c'era prima. Perché la pandemia ha esaltato delle ferite già aperte, le ha costrette a sanguinare. Questa consapevolezza io credo che sia utile per ricostruire, per ricominciare, non possiamo infatti pensare di ripartire magicamente schioccando le dita e dicendo ricominciamo, come se tutto sia un gioco ad incastro tra passato, presente e futuro che ci permetta di riprendere dal dove eravamo. Io credo che al contrario siamo chiamati a uno gigantesco sforzo di cambiamento che metta molto di più al centro la persona. E penso che chi opera nelle istituzioni sia chiamato ancora più di altri a questo gigantesco sforzo di cambiamento utile a dare una prospettiva diversa rispetto a quella che abbiamo conosciuto sin qui, sul domani, sul futuro, su quel che potrebbe essere. In questo quadro, e non certo per ridicola partigianeria del ruolo, Voglio ricordare che le risorse pubbliche a cui facciamo riferimento in Italia per finanziare il cosiddetto Piano nazionale di ripresa e resilienza, il PNRR, fanno parte del grande macro piano europeo denominato Next Generation EU. Abbiamo visto nascere quella scommessa del Next Generation, la quale con i suoi 750 Miliardi che muove è parte del recovery plan, che ha un valore complessivo di 1.074 miliardi. Una scommessa che ha visto il Parlamento europeo, alcuni governi, tra cui quello italiano, precedente rispetto a questo, su cui poi l'attuale governo è stato coerente, ha eh, certamente eh, diciamo, è stato, appunto, ha visto questi soggetti. In campo con grande voglia di protagonismo, ma io penso che abbiamo pensato poco al valore di quelle parole scelte a livello europeo. Next Generation. E lo dico non essendo un europeista di maniera, anzi sono convinto che in diversi dei passi falsi a cui facevo riferimento con quella tragica elencazione di numeri autentici e sbagliati, eh, in diversi di essi vi sia una responsabilità della classe dirigente europea. Tuttavia io credo che non si può non vedere oggi che la risposta europea su questo terreno, anche a differenza che in altri casi, penso alla questione enorme e malamente affrontata ad esempio dell'immigrazione o dell'autonomia strategica europea, della politica estera europea, ecco credo che in questo caso la risposta sia stata quella di una sollecitazione positiva a far vivere uno spirito solidale all'interno dell'Europa, ma soprattutto una risposta che ci sollecita a cambiare. Quindi, next generation, perché siamo chiamati a un grande sforzo di nuova e profonda immaginazione. Varrebbe proprio la pena di scomodare la categoria dell'uso poetico delle istituzioni, per dirla sempre col direttore del festival, cioè una volontà di far irrompere una cultura diversa dentro l'azione delle istituzioni, capace di preservarne il ruolo e anzi di garantirne un futuro in ragione di una rinnovata autorevolezza trovata scommettendo su strade nuove anche perché sono convinto che se tutto questo non accadrà vinceranno progetti diversi, quelli che vogliono far saltare tutto, questo non è un dibattito, diciamo, politico, non ho neanche un'altra parte, non voglio abusare del mio spazio. Però è del tutto evidente che vi sono stati in questi anni, negli anni 2000, innanzitutto di fronte agli effetti delle crisi finanziarie e dei debiti sovrani, progetti politici che scommettevano sulla capacità di far saltare il quadro, il banco, a livello europeo in particolare. La Brexit è questo, ma non è stata solo una tendenza europea e anche quello che avviene nella parte di est europeo ritengo sia evidentissimo su questo terreno. E sono convinto che questi progetti abbiano preso piede proprio perché nel momento in cui le persone si sono sentite più deboli, Pensiamo ad esempio a quanto è accaduto eh, in relazione al crollo della Lehman Brothers oppure in relazione a contesti che sono diciamo, derivati pure da scelte fatte al di fuori dell'Europa. Ecco, in quella situazione di perdita del potere d'acquisto dei salari, di impoverimento materiale delle persone, tra le persone in particolare delle donne rispetto agli uomini, ecco, in quelle persone c'è stato chi ha detto... Facciamo saltare tutto perché questo vuol dire offrire una zattera per affrontare la burrasca per alcuni, perché la burrasca c'è, ci sono quelli che l'hanno provocata, noi offriamo una zattera. Poi magari una zattera esplicitamente incapiente, senza bussola per alcuni e non per gli altri, che butta i migranti materialmente quasi a mare. Ma è un modo per dire prima salviamo voi. E ciò nasce, io credo, non solo da un'idea che ovviamente per me è micidiale, ma nasce dal fatto che non vi è stato un pensiero alternativo capace di accompagnare le persone sugli itinerari della promozione e del riscatto sociale, capace di sfidare la burrasca. Si è tante volte negli anni 90 affermato il principio del mercato alla fine come motore in grado di rispondere da solo alla uh, dimensione sociale con cui dovevano fare i conti le persone. Ed è per questo che credo che noi dobbiamo ricordare e immaginare, che è il titolo di questa riflessione. Vi propongo una terza fotografia. Eccola, questa l'ho rubata in rete da un archivio del quotidiano Il Giorno, lo dico perché non rispetto proprio il copyright. Mi piace molto però perché ti comunica desiderio e attesa, è frutto evidentemente del caso, però è, è, forse anche proprio per questo, nella sua autenticità, è molto bella perché c'è Immagino sia un campo estivo, una scuola estiva, insomma una, una di quelle situazioni eh, offerte ai bambini e ai ragazzi è nel periodo pandemico: si vede una mascherina, c'è l'insegnante e i bambini, le ragazze, i ragazzi, le ragazzine e i ragazzini sono lì da una parte ad ascoltare, no? seguono la lezione, eh, però sono attorno a un tavolo e fanno loro squadra, comunità. E io credo che immaginare debba proprio voler dire esigere un cambiamento radicale nelle relazioni, nella capacità di pensare una rigenerazione in grado di far saltare tante delle contraddizioni a cui facevo riferimento in quel lungo elenco l'elenco il valore del legame innanzitutto penso sia un tema da mettere molto di più al centro dell'azione sociale civile, politica istituzionale, mi piacerebbe sentirlo di più anche nei dibattiti tra nelle istituzioni il legame per me viene prima dei servizi e della loro organizzazione perché se non fai la scelta sulla qualità della relazione tra le persone, puoi avere la scatola organizzativa migliore e più efficiente, e spessissimo nella nostra parte d'Europa, peraltro non è così, anche nell'ambito del welfare, ma non sei efficace proprio sul terreno della promozione della persona per costruire pezzi di benessere per avere la capacità di sperare, insomma la politica deve cambiare la vita delle persone, altrimenti è puro esercizio del potere e l'immaginazione io credo debba confrontarsi con questa necessità. Ora io non so come funzionino le cose qui da voi, ho presente come funzionano da me, da noi nelle terre lombarde ma io vi chiedo in un dipartimento di salute mentale ci siete mai entrati avete presente com'è le pareti scrostate di un centro che si occupa di recuperare, di un centro pubblico parlo ragazze e ragazzi eh, che hanno a che fare con le dipendenze un centro per la neuro neuropsichiatria infantile lo dice uno che è ovviamente un sostenitore del pubblico, un ammiratore di tanti dei professionisti che lì vi operano, lo avete presente? O avete presente i tempi d'attesa per l'accesso alla cura che alcuni ambiti del welfare determinano in un paese tra l'altro che sul piano invece teorico, culturale, legislativo è andato avanti in altre fasi della storia in maniera straordinaria, siamo il paese della riforma cosiddetta Basaglia o del Servizio Sanitario Nazionale. Siamo il paese che sul piano diciamo, del pensiero ha mostrato straordinarie ambizioni. Ma di quell'ambizione cosa c'è oggi, cosa ci rimane? Io credo che immaginare voglia quindi dire rivendicare il diritto a desiderare un contesto radicalmente cambiato e questo debba significare liberarsi da catene imposte dagli altri. È la potenza creatrice della politica, se vi piace Gramsci o se vi piace Frankenstein Junior è si può fare. Avete presente? Ecco. Allora, tra Gramsci e Frankenstein Junior, ognuno scelga quello che gli pare, ma il tema è averla questa ambizione, sapendo che tante delle cose che vengono dette poi non sono così certe come si vorrebbe far credere. Torno alla questione dei fondi europei durante la pandemia. Ora, anni fa chi seguì dei presenti il dibattito politico quotidiano e maggiormente, era maggiormente appassionato alla lettura dei giornali, si parlava tantissimo del patto di stabilità. C'era quasi una, un confronto ossessivo sul patto di stabilità. O appunto sul fatto che l'indebitamento producesse un declino inarrestabile. Giustamente Draghi oggi parla di debito buono perché poi l'uomo di certo stupido e sprovveduto non è. Ma per tanto tempo quelli che dicevano anche solo sospendiamo il patto di stabilità venivano trattati come dei pericolosi estremisti o dei pazzi o dei o oh, dei visionari eh, senza strumenti per comprendere come andava il mondo. In un pomeriggio il patto di stabilità è stato sospeso, perché è scoppiata la pandemia, perché ci siamo trovati tutti in un contesto di fronte al quale gli strumenti preesistenti non erano assolutamente sufficienti e perché pur essendoci arrivati allora all'inizio tardi come Europa, che poi ha reagito bene, ma che all'inizio era incerta, impacciata sugli strumenti di coordinamento, si è compreso che non potevi far fronte alla voragine con quello che avevi in dotazione, ma soprattutto con la retorica di cui ti eri dotato. E io credo che l'immaginazione, il desiderio di una fase radicalmente diversa, il diritto al desiderio, debba partire proprio dalla necessità di superare la dimensione dei vincoli. So benissimo che di fronte a tutto questo alcuni di voi potranno dire, vabbè, facile, la fai facile, come si fa? Io propongo di cambiare l'ordine delle priorità. Intanto decidiamo che si fa. Cioè io dico non è possibile pensare che accade quel che accade, le ragazze e i ragazzi vanno in dad, ho visto che anche diversi degli incontri qua si sono giustamente soffermati su questo e non tutte le ragazze e i ragazzi possono seguire la didattica a distanza perché o non hanno un computer disponibile o non hanno un nucleo familiare attento e sensibile, o vivono in case e abitazioni che non hanno uno spazio che garantisca loro di seguire il gruppo classe senza essere disturbati non dalla possibilità di connettersi su YouTube, che è un altro tema enorme evidentemente che ha accompagnato la vicenda della DAD, ma dal fatto che hai attorno un tale caos che non riesci a seguire la lezione. O ancora, io credo che non sia accettabile un contesto nel quale nelle nostre città, non vi fornisco altri numeri perché ne ho già forniti troppo, giuro, abbiamo migliaia di famiglie senza casa e migliaia di case di proprietà pubblica senza persone. Perché non messe a disposizione di chi è in difficoltà. Le, le, quella dell'abitare della casa è una vicenda, io credo, paradigmatica dei vincoli che ci siamo autoimposti e della necessità di cambiare radicalmente. Se uno, pensa, se uno parla di piano casa, del resto qui a qualcuno magari dei presenti, quelli un po' più in là, negli anni o con qualche così elemento maggiore di conoscenza nello specifico, viene in mente Fanfani, il piano casa Fanfani, no? se qualcuno... Perché viene in mente Fanfani? Perché non c'è stato più niente dal punto di vista delle politiche pubbliche nazionali, di un paese, ma potrei dire perfino del vecchio continente, sulla questione essenziale dell'abitare. E perché non c'è stato nulla? Perché si è ritenuto che quella era proprio la cosa privata e dunque era alla fine la vicenda privata delle donne e degli uomini. La casa è no? il privato, è proprio la dimensione domestica dentro le proprie pareti e questo poi conosce anche delle degenerazioni sul piano culturale evidentemente e ti racconta di un deficit enorme di capacità di immaginazione delle classi dirigenti. Ora hai qualche soldo in più di prima, anzi possiamo dirci che non c'è mai stata dotazione pubblica così significativa come quella connessa per l'appunto a Next Generation e al PNRR. decidi come uscire dalla crisi e come affrontare la voragine, se immagini politiche di cambiamento oppure se evidentemente continui a sostenere il sistema precedente. E se immagini politiche di cambiamento ritieni che per l'appunto innanzitutto si debba fare e peraltro in quei in quelle risorse c'è anche la risposta su cosa si possa fare e come poterlo fare. Quel che intendo dire è che la dimensione opprimente che ci consegna il tempo della pandemia, l'aria che ci manca, che ci manca materialmente questa cappa che vorremmo di colpo vedere non esserci più, io credo che la puoi sfidare solo con il coraggio di un'apertura di una fase radicalmente diversa e nuova. E dentro questa fase radicalmente diversa e nuova devi avere la capacità di considerare i temi del riscatto sociale, della promozione. Della persona, dei diritti sociali, ma mi viene da dire anche a livello poi geopolitico complessivo dei diritti umani, se penso a storie incredibili come quelle che abbiamo commentato in questi giorni, rispetto alla violazione permanente nel mondo dei diritti umani, pensiamo a Zaki e Regeni, giusto per eh, andare a concludere. Ecco, se pensi che questo non è il nucleo te dei temi dell'angolo dei buoni cioè quello degli assistenti sociali, dei preti illuminati, dei festival, eh, dei cantieri, ma è la priorità per la società. In un'intervista del 1929 ho letto in un libro che hanno scritto dei nostri amici Francesca Bertè e Sergio Sorgi sul diritto alla felicità, Einstein disse, credo nelle intuizioni e nelle ispirazioni, sono abbastanza artista per attingere liberamente dalla mia immaginazione. L'immaginazione, dice Einstein, è più importante della conoscenza. La conoscenza è limitata, l'immaginazione circonda il mondo. Se non possiamo vedere un futuro, Dobbiamo avere la capacità di immaginarlo. Non sto cambiando radicalmente l'ordine delle priorità, non sto portando avanti anch'io il mio piccolo contributo di pensiero antiscientifico. È evidente che la conoscenza è essenziale. Ma cosa ci dice questo bel messaggio? Che la conoscenza e il sapere devono essere anche al servizio di una grande capacità di visione e di una grande capacità di desiderio, perché ricordi e devi ricordare quello che è stato, immagini e devi desiderare. E io credo che noi abbiamo tutta la necessità, proprio in questa parte di mondo, che è quella che è anche messa meglio rispetto a quelle classifiche a cui facevo riferimento prima, perché evidentemente non ci siamo solo noi, abbiamo tutta la necessità di desiderare diversamente, di desiderare diversamente opportunità, legami, comunità, bellezza e di donarcela di più reciprocamente. E questo è semplicemente il mio piccolo contributo. Vi ricordiamo che l'autore vi attende presso la nostra libreria in sala box per i firmacopie. Vi ricordiamo inoltre di indossare correttamente la mascherina e mantenere la distanza di sicurezza nell'uscire ordinatamente dalla sala. Sono per loro, però, io guardate: <ride> per consentire il rispetto del protocollo di pulizia e sanificazione. Grazie ancora, vi auguriamo una buona serata. A domani per l'ultima giornata del Festival CUM di Ancona.